Ciò che sorregge oggi anche il percorso, il processo della nostra appartenenza alla famiglia progressista europea sono tre convinzioni che io credo vengano alcune da lontana, altre sono ovviamente delle novità derivanti da una situazione che si è profondamente modificata. La prima convinzione è che siamo in questo percorso perché crediamo fortemente nell'idea originaria dell'Europa. E questo, guardate, è un valore importante perché è quello che sorregge il fatto che noi partecipiamo a questa fase inedita come Partito Democratico. Quando dico impostazione originaria penso ad una cosa che considero fondamentale, il fatto cioè che, anche se sembra un po' un discorso antico, noi abbiamo conosciuto per lunghi anni la pace in Europa proprio perché vi è stata questa idea dell'Europa, cioè quella della cessione di sovranità a qualcosa di superiore. E qui c'è una grande intuizione degli europeisti dell'epoca, diciamo così, coloro i quali pensavano che non era pensabile appunto una pace duratura fra gli Stati se gli Stati avevano un'idea sbagliata della sovranità illimitata. E avevano sostanzialmente posto il problema che se volevamo chiudere una fase di suicidio collettivo nella quale l'Europa si era stata portata, era necessario fare questo. Questo è il primo dato. Il secondo dato, altrettanto importante, siamo convinti dell'entità europea perché, e qui forse i ritardi coi quali soprattutto tra gli anni 50 e 60 il Partito Comunista non comprese, ma del resto insomma, c'erano anche delle condizioni storiche per così dire, è che tutti i processi li governi sempre più di livello più alto e non ci sono vie nazionali che tengono, né dal punto di vista politico, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista sociale. Gli effetti della globalizzazione non sono solo effetti che producono globalizzazione economica, ma anche globalizzazione politica, cioè l'esigenza di avere dei livelli nei quali tu devi discutere, sono livelli superiori, livelli più alti, e questo porta ad avere una seconda convinzione. La terza, altrettanto importante, io penso, è l'idea della costruzione, questa è tutta da fare, ma è un'idea molto importante della costruzione della cittadinanza europea. Il fatto cioè di consegnare finalmente all'Europa un'identità politica, un'identità di cittadinanza di fronte ai grandi cambiamenti che stanno intervenendo e alle paure che stanno attraversando l'Europa e che pongono i diversi cittadini europei in una condizione di oggettiva difficoltà. Questo è un elemento importante, soprattutto a fronte anche dei processi che sono avvenuti, che sono ad esempio i processi di allargamento dell'Europa verso l'est europeo e che pongono all'ordine del giorno l'esigenza di marciare con molta convinzione sul terreno dell'integrazione europea. Ecco, se dovessi dare un'identità innanzitutto al nuovo percorso politico del Partito Democratico in Europa, lo fonderei su questi tre elementi che tiene insieme sostanzialmente e sono elementi che considero fondamentali. Il processo di avvicinamento è avvenuto ovviamente per canali diversi. Io non penso che si possa parlare di sofferenza, certo sono, questi processi avvengono con una certa contraddizione, con dei passi che si fanno in avanti e altri un pochettino indietro, ma partono appunto da questo presupposto di quale contributo i democratici, i progressisti possono dare nella costruzione oggi di una idea dell'Europa. Devo dire che la discussione è stata una discussione molto approfondita e anche un pochettino difficile. Probabilmente, ma questo lo pongo a Gianni Salvetti come quesito, lo dico per coloro che sono arrivati dal PC, probabilmente noi abbiamo avuto una sorta di salto logico. Caduto il muro di Berlino nel 1989, siamo passati dal PC al PDS, ma forse non ci siamo soffermati abbastanza. È uno dei temi, tra l'altro, che è stato elemento fondamentale in tutti gli anni 80 e in parte degli anni 70, nei rapporti con la sinistra europea, soprattutto con la sinistra socialdemocratica.
e probabilmente questo rapporto è un rapporto che non si è mai consumato fino in fondo, e il salto logico avviene proprio in questo, il non aver fatto questo passaggio da parte dei comunisti italiani. Oggi devo dire li colloca comunque in una posizione felice, perché si può dire i socialisti europei, i socialdemocratici europei sono in una situazione di difficoltà, di grande crisi, ma insomma quando parliamo di questo salto logico parliamo di 20 anni fa, quindi ancora nel pieno e nel vivo del processo dei socialdemocratici e socialisti europei. Ecco, io penso che questo sia uno degli elementi fondamentali che ha portato con una certa difficoltà a comprendere queste tappe di avvicinamento verso il socialismo europeo. C'era una visione di un'Europa come un'unità di valori, un'unità di... E oggi quando parliamo, e dobbiamo recuperare, pur diciamo in un rafforzamento delle funzioni dell'Europa, delle sue missioni, delle sue capacità di fare politiche, di produrre cambiamenti, quindi recuperando anche un'Europa diciamo che diventa utile, che diventa concreta, che diventa capace di politiche attive, che risolve i problemi legati oggi alle grandi sfide di questo secolo. Però se noi non recuperiamo anche i valori che stanno all'origine, Panzeri diceva l'idea originaria di Europa, l'idea originaria di Europa è un'idea di pace, di democrazia, di, che oggi noi chiamiamo di cittadinanza, ma di diritti, di centralità delle persone, eccetera, che incarnano quei valori di democrazia, che poi vuol dire uguaglianza, dignità delle persone, eccetera. Io penso che sia importante anche questo, altrimenti l'Europa diventa conveniente o non conveniente, efficace o non efficace, ci stai o non ci stai, poi non puoi non starci, ma ci stai con più o meno forza se solo realizza le cose. No, l'Europa è anche questo. Non a caso quando si aderisce all'Europa non è solo cambiare la legislazione, togliere la tortura, aprire il mercato, fare, ma dietro quel cambiamento per arrivare alla key communautaire vuol dire anche aderire ad alcuni valori di fondo che ti fanno essere cittadino europeo, ti fanno avere una certa legislazione, ti fanno credere in alcune cose che oggi stanno dentro la carta dei diritti, che sono diventati diritti esigibili, che creano giurisprudenza, che danno vita a una cittadinanza che oltre che ai valori si traduce poi in diritti, si traduce anche in cose molto molto concrete.